Voi lo sapete che Napoli nel 1995 è entrata nell'UNESCO. Sapete anche però che per molti anni questo è stato un puro nome, nient'altro che un nome, perché nel 2008, quando la spazzatura arrivava ai secondi piani, noi abbiamo avuto, Napoli ha avuto una procedura di infrazione, cioè praticamente l'UNESCO ha detto: qua se non ti metti in ordine noi ti cancelliamo, ti mettiamo nella lista nera e quindi ti cancelliamo. Dopodiché questa situazione è proseguita senza che nessuno se ne fosse prese granché molta importanza. Quando sono stata eletta al comune per la prima volta nel 2011, per puro caso mi sono trovata questa lettera tra le mani che ci invitava a prendere atto di queste infrazioni e quindi a mettere riparo a queste infrazioni. A questo punto ho preparato una delibera, ho scritto una delibera che poi è stata approvata, ma solo nel 2014, è stata approvata da tutto il Consiglio Comunale. Perché solo nel 2014? Perché sapete, nei comuni, prima dei consiglieri e prima degli amministratori, chi comandano sono i dirigenti, e il dirigente che aveva in mano l'UNESCO era uno che si voleva, aveva le sue ditte, le sue cose, quindi capite a me, insomma, si faceva i lavori con le sue ditte, eccetera. E allora, come posso dire, estirparlo e mandarlo in pensione è stato un po' difficile, ci sono voluto qualche anno. Però da quando praticamente abbiamo costruito questo osservatorio, immediatamente abbiamo tenuto sotto controllo innanzitutto i soldi che erano arrivati a Napoli e che soltanto nel dicembre 2013 la regione aveva messo a disposizione. Originariamente dovevano essere 280 milioni. Poi, per i vari problemi che sapete, la crisi, il governo, i tagli, la regione, eccetera, eccetera, la regione ne aveva messe a disposizione 100, che neanche sono male. Però, siccome a quel tempo noi non c'eravamo nel patrimonio UNESCO, mentre invece c'erano quelli di prima, anche quelli, voglio dire, anche quel dirigente che ho appena accennato, ho appena detto, ebbene, che cosa è successo? È successo che 70 di questi milioni sono stati praticamente postati soltanto sulle chiese e sui monumenti. Cioè praticamente quei milioni si stanno facendo sostanzialmente dei lavori per la chiesa, per la curia, mentre 30 milioni di euro sono rimasti al comune per le strade ed in particolare per la città antica. Che cosa abbiamo fatto noi? Innanzitutto abbiamo tenuto sotto controllo che neanche un euro andasse sprecato. In secondo luogo abbiamo anche contestato il concetto che il centro storico, il sito UNESCO, non, per esempio, non riguardasse la sanità. Tanto è vero che nell'osservatorio UNESCO io ho messo fin dall'inizio un consigliere, anzi una consigliera della terza municipalità, e difatti poco tempo dopo, e grazie alle nostre spinte, sia Capodimonte che la sanità sono anche loro entrate come patrimonio UNESCO. Ma ancora non è finita, perché la blacklist continuava, in quanto non c'era stato ancora la chiusura delle procedure di infrazione. Ed è stato necessario a questo punto non solo ripulire la città, è cosa che bene o male è stata fatta dalle montagne di immondezza, ma anche la ZTL, la famigerata ZTL che tutti qua, madonna, la ZTL, mamma mia, come facciamo? Non andiamo più con le mani. Invece è stata necessitata a questo, è stata necessitata perché era una delle cose che ci aveva dunque comandato l'UNESCO. Ma l'UNESCO ci ha comandato un'altra cosa, ci ha detto: il centro storico noi l'abbiamo fatto patrimonio dell'umanità con tutti i suoi abitanti, per la caratteristica dei suoi abitanti, per la caratteristica della napoletanità. Quindi non vi sognate proprio di alzare i prezzi,
dei fitti, di alzare i prezzi delle strutture, delle situazioni, perché altrimenti la gente che abita a Napoli, no, che abita in questi quartieri, dovrà andarsene. E a quel punto succederà come i centri storici di tutto il mondo, prendete Roma, prendete Bologna, prendete Firenze, dove i fiorentini, i romani, i bolognesi non stanno più nei centri storici, ma stanno nelle periferie. Allora, questa caratteristica qui noi l'abbiamo mantenuta e forse, diciamo, se ne sono avvalsi molto per esempio le piccole attività, tant'è vero che sono sorte tante altre piccole attività. Perché se ne sono avvantaggiato? Abbiamo detto, nei centri storici non devono venire più medie e grandi distribuzioni, supermercati, ipermercati, eccetera, perché se aprite quello, Fin Bar finisce di vendere il suo caffè, il fruttivendolo finisce di vendere la sua frutta. Allora noi non possiamo, diciamo, snaturare la città, chiudere le sue parti in virtù di questo, e difatti abbiamo in qualche modo salvaguardato le piccole attività e il piccolo commercio. Accanto a questo ne sono nate tante altre di attività, e questo ha fatto sì che attirasse moltissimi turisti. Però ricordatevi, il turismo non è tutto. Il turismo non è tutto, va bene? Il turismo non può bastare a una città. Una città deve anche vivere di lavoro vero, di quel lavoro non effimero, di quel lavoro che rimane. Allora noi dobbiamo fare un passo ulteriore, e lo dobbiamo fare, Rosario. Infatti nel nostro programma cosa abbiamo scritto? Abbiamo scritto la dignità del lavoro. Abbiamo detto, noi daremo un bollettino arancione, perdonateci, volevo scrivere rosso, ma poi per ragioni ovvie ho dovuto scrivere arancione, un bollettino arancione, a tutte, un bollino arancione, a tutte quelle attività che inquadreranno i loro dipendenti, cioè li terranno a posto. E poi abbiamo detto, il lavoro deve diventare lavoro vero, e allora per diventare lavoro vero, bisogna che mandiamo a casa quelli che hanno mandato a casa l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. È possibile che un comune mandi a casa il governo, mandi a casa il Parlamento, mandi a casa... Proviamoci. Tanto per cominciare, se c'è un lavoratore delle nostre partecipate, cioè un nostro dipendente, che viene licenziato senza giusta causa, non facciamo come dice oggi la legge, e cioè gli diamo 6 mesi o al massimo 18 mesi di soldi e diciamo trovati un'altra attività. No.